costruito sull'ipotenusa equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti può non essere l'informazione decisiva a cui stai aspirando. Insomma, la mattina hai litigato ancora con papà, poi hai litigato anche con Marco, il tuo compagno di banco, e subito dopo con una professoressa di rettore. Da tutti questi litigi ti è rimasta solo una enorme frustrazione, ma non sai perché. Sembra che gli altri si comportino in tutti i modi possibili per farti perdere la pazienza. Mai nessuno che faccia quello che tu aspetti. Tu programmi tutta la giornata, poi zacca, arriva qualcuno a rovinarti tutti i tuoi anni. Me lo ricordo bene quell'anno. Passavo le giornate a cercare di sbrogliare questo insolubile gomitolo di sentimenti e sensazioni. Non c'era niente di chiaro. Per esempio, cos'era questo sesso di cui i ragazzi appena un po' più grandi non facevano altro che parlare? Sì, d'accordo, sapevo tutto, ero un ragazzino tanto sveglio, dicevano. Intelligente, ma può fare di più, dicevano anche. Ma certe cose, un conto è saperle perché le hai lette, perché te le hanno spiegate, un conto è sentirle. La ragione per cui il sesso fosse così al centro dell'attenzione di certi ragazzi a quel tempo mi era del tutto impossibile capirla. E intanto, se provavo a porre questo dubbio, ecco che tutti mi mettevano a prendermi in giro. Dai miei 12 anni, questo mi ricordo prima di tutto, trovare l'equilibrio giusto tra fingere e non fingere. Io ho sentito una cosa simile. Fingere e non fingere. Tutti i miei sforzi erano tesi a questo. Visto che dire la verità pure semplice procurava solo delusioni su delusioni, bisognava nasconderla questa verità. Ma fino a che punto? Fino a che punto? Cosa dire e cosa non dire? Cosa fare e cosa non fare? Cosa mostrare e cosa occultare? Io non so se queste cose le capivo così chiaramente allora, ma adesso è così che me ne ricordo. C'era evidente che, poiché era previsto che tutti i nostri sforzi di dodicenni fossero rivolti alla scuola, la risposta a tutte queste domande avremmo dovuto trovarla a scuola. Era a scuola che avrei imparato il sesso, il calcio, la musica. A scuola avrei imparato a dire le cose giuste al momento giusto e a stare con i miei compagni e a sentirmi bene quando andavo a dormire la sera. Quindi, come non essere spiazzato quando il professor Z, dopo aver annunciato l'argomento più importante di tutta la scuola media, ci aveva dettato il quadrato costruito sull'ipotenusa equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Cinzia, che ancora Cinzia fino a fare, chiamavamo sempre Paolo perché è il nostro appunto lettore di fiducia. Cinzia Belmonte invece è una mia ex collega di dottorato,
in realtà non eravamo, cioè eravamo nella stessa stanza, però lei era un'astronoma, matematica astronoma, io un fisico della materia. Ci snobbavo sempre gli astronomi. Ci guardava un po' così. Ci snobbavo tutti. E quindi poi siamo diventati amici e quindi insomma abbiamo vissuto anche tante esperienze insieme, da cui appunto l'associazione di Formascienza che ancora esiste e fa un sacco di cose. Adesso siamo diventati entrambi insegnanti per via d'arresto e quindi insomma mi faceva piacere invitare Cinzia, che è una matematica, e, insomma, a parlare del mio libro. Vi ho presentato, adesso non parlo più perché ho scritto il libro. Allora intanto grazie per questo invito, perché abbiamo appunto confermato diverse volte, ragionato su, sì, sia su come raccontare la matematica, ma soprattutto sul ruolo della scuola. E direi che questo libro nasce con una provocazione, cioè, insomma l'incipit che ci ha appena detto Paolo inizia proprio con una provocazione, cioè in che modo la scuola, cioè quando si ha 12 anni, chiaramente sembra che tutte le attenzioni che la scuola sia il momento più importante della vita, non si aspetta di trovare una risposta, dicendo, pensa di trovare la risposta alle proprie richieste di senso, in che modo la scuola risponde a questo, questo è un po' diciamo una provocazione. E anche perché appunto in che modo risponde attraverso, diciamo, il teorema di Pitagora, quindi in che modo il teorema di Pitagora può rispondere alle richieste di senso degli adolescenti. E, ok, quindi questo incipit già un po' porta il libro un giallo matematico, diciamo, parla principalmente, i protagonisti sono due dodicenni, che di una scuola media, che non è la scuola media di oggi, è la scuola media di qualche anno fa, diciamo pre-internet, prima dei telefonini. Forse è ormai scomparsa, eppure il mondo dell'adolescenza, con questi interrogativi, probabilmente anche con delle tappe di crescita importanti, sembra, no, dovrebbe essere rimasto lo stesso, pensiamo che sia rimasto lo stesso. Questo è anche molto interessante, diciamo, il fatto che nonostante cambi molto la struttura intorno, però l'età. E quindi diciamo in quel momento è importante la relazione con i pari, no? Quindi che cosa sono. Questo sì, è quello che viene raccontato nel libro, quindi questa dimensione della realtà dell'adolescenza, questo è il rapporto con i pari, con l'essere etichettato, diventare bullo, sfigato, anche se bullo e sfigato non sono mai effettivamente delle etichette che vengono messe all'interno del libro, perché tutti i personaggi, non c'è buono o cattivo, ma tutti i personaggi hanno degli aspetti positivi e degli aspetti negativi, e si vede la ricerca che ognuno di questi ragazzi sta in effetti facendo. Però per il protagonista, è molto importante sapere qual è il proprio ruolo all'interno del gruppo dei pari, come si conquista quel ruolo, come si deve rispondere alle provocazioni dei compagni, il sesso, le compagne di classe, le dimensioni maschi e femmine, la relazione con gli adulti, che sono i professori, i presidi, i genitori, i collaboratori scolastici, cioè ci si chiamano all'epoca. Il racconto, e quindi diciamo, è interessante, io da educatrice, da professoressa, ovviamente, diciamo, questo è stato un po' un viaggio nella mia adolescenza, no? Quindi, come ho detto, mi sono un po', ho rivissuto quei momenti, e questo è molto interessante perché spesso da insegnanti ci scordiamo più tanto di quei momenti lì, e invece ci aiuta in questo giallo, diciamo, la prima cosa che è stata di trovare il punto di vista degli studenti. E in effetti poi il punto di vista è narrato in prima persona da Giulio, da uno dei due protagonisti, diciamo dal protagonista che si chiama Giulio. E questa narrazione in prima persona questo sguardo di Giulio sulla realtà la deforma in parte nella sua ricerca di senso, e questo crea un meccanismo ironico che rende, diciamo, il libro estremamente interessante, perché proprio attraverso queste ironie che vengono spesso svelate delle incongruenze del mondo, soprattutto degli adulti che i protagonisti stanno cercando di capire nel tentativo di risolvere i misteri, diciamo il mistero principale è la scomparsa di un ragazzo, diciamo un compagno di scuola che non va più a scuola, che viene ritirato da scuola per qualche motivo, e loro diciamo cercano di capire se c'è stato un rapimento oppure.
E quindi, però, in questa ricerca ovviamente passano attraverso questa scuola, diciamo, attraverso quest'ottica di questi ragazzi, diventa un mondo d'avventure in cui questi personaggi acquistano connotazioni anche molto esasperate rispetto a quelle che forse da adulti riusciamo a percepire, quindi c'è il bidello in mano, il cervero che diciamo, invalicabile, che rende invalicabile il transito da un piano all'altro, la rosa che invece è la vita la più buona, più valida, i professori, quelli più buoni, ma anche forse... Cioè, siccome ci sono alcuni miei colleghi qua sì. Presenti, devo precisare che comunque di queste cose non avete prima che lavorate. No! Poi se ci sono delle similitudini è interessante anche perché in momento questa cosa l'ho scritta prima, strano che ci sia della similitudine, quindi questo ci fa anche pensare. Comunque, no, mi fa ridere perché è vero che si trovano poi queste cose. Sì. Ma allora, sì, anche perché io mentre lo leggevo dicevo, ma io quale sarò di questi insegnanti? Allora c'è l'insegnante magari quella più buona, più materna, più amata, ma anche un po' raggirata, poi il professor Z che invece è questo personaggio anche un po' misterioso, di cui parleremo, il preside, insomma, anche. E i luoghi, no? La sala professori che diventa un luogo misterioso, la presidenza che è temibile e non bisogna mai passarci vicino, insomma, cioè tutto, tra l'altro appunto rileggendolo, cioè, che effettivamente chi adesso frequenta, cioè chi frequenta la presidenza in altro ruolo, ricordare come ci faceva sentire passare davanti a quella porta, anche la dipende. Esatto. E quindi insomma questo meccanismo è molto, diciamo, questo meccanismo ironico è interessantissimo perché appunto rende spesso svela, nonostante le forme, spesso invece svela alcune diciamo, congruenze delle nostre proposte, anche cioè, come ci vedono i ragazzi. Infatti voglio aggiungere che qualche tempo fa sono venuto dei psicologi a scuola per un progetto. E mi hanno chiesto a tutti noi qual è il vostro punto di forza, Allora però una cosa mi sono detto, e allora una cosa che io ho, sicuramente che io mi ricordo come se fosse ieri, quello che provavo quando stavo dietro un banco. E questo è vero che io me lo ricordo, proprio mi sembra una cosa accaduta da poco tempo fa. E sicuramente questo mi ha aiutato e forse, poi me lo direte voi se lo rivedete nello scrivere mettendosi nei panni di un dodicenne, sicuramente questo aiuta molto il lavoro dell'insegnante perché... Spesso è un'interazione che in qualche modo tende a diventare stereotipata perché poi ci sono delle formule come lo facciamo silenzio, come il. Cioè, ci sono delle formule che tu non le puoi non dire, mentre dici, Dio, ma io sto diventando una caricatura, cioè non devo dire questo. E però piano piano invece riesce ad andare oltre nel rapporto proprio perché vedi in quell'altra persona che è davanti, può essere piccolo, piccola o quello che è, però vedi una persona e quindi ti ricordi assolutamente. Cioè, cerchi proprio un contatto, a me questo mi ha aiutato molto nel mio lavoro di insegnante, questo. Quindi penso che si ritroverà anche in queste pagine. E appunto c'è anche sui contenuti, questo sguardo, diciamo, un po' così, un po' ironico, un po' distaccante, è puntato anche sui contenuti, insomma, abbiamo visto il tutto della Pitagora. Però appunto diciamo questo è un giallo e si svolge da un lato ci sono due piani, da un lato il piano della realtà del mondo dei pari, delle relazioni, e dall'altro lato invece il contenuto che viene elargito diciamo da questi docenti, le modalità e le forme con cui viene elargito, e in particolare appunto c'è questo incontro con il secondo grande mistero, che è il mistero invece matematico, no? Che forse possiamo anche diciamo ascoltare direttamente la lettura del libro. Allora, lei ci poi io farò un pezzo. Un giorno si svolse una delle più memorabili lezioni di matematica della mia vita. Il professor Zeta era entrato in classe più scontroso del solito. Era già successo in prima media. Il professor Zeta si era presentato a scuola nero come un temporale e aveva scritto alla lavagna: sono di più i numeri naturali o i numeri dispari? Poi se n'era andato senza guardare in faccia nessuno e ci aveva lasciati soli con quella domanda. Ne era nata una discussione tra Valentina Cirri e il Bambi. Lei sosteneva che entrambi i tipi di numeri erano infiniti.
ma il Bambi faceva notare che per ogni numero dispari c'erano due numeri naturali, perché se conto 0, 1, 2, 3, 4, 5, cioè i numeri naturali, solo una volta su due dico un numero dispari. Ergo, argomentava il Bambi, i numeri dispari sono la metà dei numeri naturali. Ovviamente sapeva anche lui che erano infiniti. Si era giunti alla conclusione che sia i numeri naturali che i numeri dispari sono infiniti, che in effetti i numeri dispari sono la metà dei numeri naturali, ma che la metà di infinito è sempre infinito. Ma il professor Zeta non aveva mai più ripreso quell'argomento. Quella mattina la domanda che scrisse alla lavagna era molto simile all'altra. Sono di più i numeri naturali o i numeri razionali? Questa volta il professor Zeta rimase in classe a leggere sul registro tutto imbronciato. Si vedeva che era molto arrabbiato, quindi facevamo tutti silenzio. Potevamo al massimo scambiare con il compagno di banco. Davide Rosso alzò la mano e senza aspettare che gli venisse data la parola sentenziò: sono di più i numeri razionali. Notai che Valentina Cirri annuiva. Il professor Zeta non sentì o fece finta di non sentire. Il problema era misterioso, affascinante. Ricapitoliamo. Che i numeri naturali fossero infiniti mi pareva un'ovvietà. Mi pareva ovvio che fossero infiniti anche i numeri dispari o i numeri pari o altri sottinsiemi come che so io in multipli di 5. In ogni caso era giusto quello che diceva il Bambi, che si prendeva solo una parte dei numeri naturali, ma poiché i numeri naturali sono infiniti, anche prendendone solo una parte se ne avranno comunque di infiniti. Ora però eravamo di fronte a una questione diversa. Se prendevo ad esempio i numeri naturali 1 e 2, tra di essi c'erano indubbiamente infiniti numeri razionali. 1, virgola qualunque cosa era un numero razionale compreso tra 1 e 2. Questo era diverso che nel caso dei numeri naturali, che erano sì infiniti, ma come dire, erano infiniti solo in avanti, continuando a contare. Mi resi conto ben presto di un fatto ancora più sorprendente. Tra due qualsiasi numeri razionali c'erano in mezzo altri infiniti numeri razionali. So anche che prendevo 1,11 e 1,12, in mezzo c'erano tutti i numeri che iniziavano con 1,11 e finivano con tutte le infinite combinazioni di cifre 1,1 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
tra 1,11 e 1,12. E tra due qualunque, qualsiasi, dei numeri che ho appena scritto, di nuovo ce ne sono in mezzo infiniti. Si trattava di un infinito che si annidava all'infinito. L'infinito dei numeri naturali, tutto sommato, era facile da accettare, perché devi contare, contarli fino all'infinito. I numeri razionali, perché non mi sembrava di poterli contare, sembravano essere, se la cosa aveva un senso, ancora più infiniti degli altri. Scelto il numero, non c'era un numero successivo. Non si potevano mettere in fila. Sbagliavo. Anche Ivano, che riuscì a raggiungere prima con un foglietto, poi con un bisbiglio, poi addirittura a parlarci ad alta voce, visto che il professor Zeta pareva troppo concentrato nel suo lavoro, anche Ivano, dicevo, era d'accordo con me. Disse addirittura una frase che lì per lì mi parve strepitosa e a cui avrei ripensato tantissimo nei giorni che mesi a venire. Abbiamo a che fare con un tipo diverso da infinito. Sbagliava anche Ivano. Thank you.
questi infiniti, questi, diciamo, questi infiniti annidati. Allora, è molto interessante perché questo intreccio, diciamo, questo mistero matematico che appunto si svolge sulla falsa riga della ricerca sui tipi di infiniti, questi diversi tipi di infiniti. Questo intreccio, l'intreccio della vita reale del mondo matematico nel corso del racconto, questi piani si toccano più volte, alcuni indovinelli matematici poi daranno degli indizi per risolvere il mistero reale, è costruito in un modo molto intrigante, appunto, insomma, richiama molto la lettura. Io sono colpita dalla scelta, cioè dal fatto che appunto hai scelto di parlare dell'infinito, insomma, forse non so quanto tempo si svolga a scuola, come tema, quanto venga affrontato, però appunto si passa all'infinito naturale, innumerabile, di questi coltelli pitagorici, di questi numeri che si mettono in ordine, poi questi infiniti annidati. Cioè, diciamo, naturalmente la mia idea è di scrivere un libro divulgativo di matematica, ma non come libro divulgativo, ma come storia, come romanzo. Sia per i ragazzi, perché il libro, per me, un ragazzo di seconda media può tranquillamente leggere e capire tutto, certamente in alcuni punti deve affermarsi, però non c'è nessuna conoscenza matematica che non si scrive in seconda media. E anche per gli adulti, perché appunto poi questo fatto di ambientarlo anche in un'epoca passata serve anche un po' per, come dire, ammiccare ai nostri coetanei e anche a chi è più grande di noi, perché secondo me appunto il fatto che la divulgazione sia sempre in qualche modo lasciata da alcuni registri un po' da maestrina, non è una buona cosa, ecco. Quindi inserire anche un po' di matematica dentro a un romanzo, io poi non sono uno scrittore, quindi per me è stata una scoperta, come dire, un esperimento, è stato secondo me una cosa anche... A me ha insegnato molte cose, ecco, spero che anche i lettori potrà, far scattare. Tra l'altro la struttura ricorda molto la struttura di questo avvicinamento al mistero, la struttura stessa un po' quasi una metafora dell'avvicinamento, in Sicilia c'è il paradosso di Zenone, no? Dell'avvicinamento progressivo. Sì, ovviamente l'infinito è un argomento affascinante, quindi è anche in un certo senso semplice. È vero, non si fa a scuola, dipende dal professore, dipende anche ovviamente dalla classe, dalla situazione, perché non è che tutte le cose che sono scritte in questo libro io ne parlo necessariamente a scuola. Molte sì, devo dire, e sorprende anche quanto poco vengano trattate, perché invece sono cose che sono in grado di capire tutti. Naturalmente l'argomento è affascinante, l'infinito è una cosa proprio che, peraltro, più sei piccolo e più sei disposto in qualche modo ad accettarlo, a confrontarti, quando cominci a crescere già ti si creano dei paletti nella mente, anche giustamente in un certo senso, e quindi no, è stato naturale per me scegliere un argomento di questo tipo, insomma. Adesso qualcuno mi ha chiesto, ma il prossimo su che lo farai? Non lo so, non so se ci sarà un prossimo, però effettivamente ci sarebbero altri due o tre argomenti che sono così, appealing come l'infinito, però l'infinito sicuramente era uno dei primi che avevo a cuore, anche perché appunto ci ho lavorato tanto, sia appunto da quando insegno come insegnante nella scuola, sia quando facevo i laboratori extrascolastici, in cui in qualche modo è anche più libero, o almeno penso di essere, perché poi invece essere insegnante e avere il classico un po' che prendi le misure, sei anche molto libero. E quindi questo è quanto. C'era forse Nicoletta che... Sì, volevo reagire a questa domanda, perché tra i tantissimi allievi che hanno questa nuova domanda di incontrare, dai 90 ai 50, e lei lavorava molto con l'infinito nella scuola media. Beh, tra gli argomenti che si ricordano con grandissima emozione c'è proprio questo, il lavorare con questo tipo di domande che tu hai posto. Quindi penso che è abbastanza corrispondente proprio a quell'età. Cioè, finalmente si affronta una cosa che ci interroga per davvero, che ci mette in moto la testa, l'emozione, dove tutto può... E se lo ricordano tutti, se hanno avuto la fortuna di affrontarlo. Quindi, non è giusto. E se lo ricordano tutti, cioè questa però, su questo, questa è la domanda, nel senso, nel caso della... della scelta, insomma, della didattica dell'insegnante, il professor Zella ci ha posto queste domande, no? Chiaramente, quindi si insegna più domande. Ma
appunto due vengono catturati, cioè diciamo i protagonisti sono due che vengono catturati dal Tivano, che viene citato da Tivano, era quello che aveva che sbagliava comunque, che in qualche modo anche fa da veicolo con Giuda, insomma che lo cattura un po', lo porta verso la matematica. E che dice sarebbe stato considerato un giovinetto, non esisteva ancora la parola, no? Nel senso un po' di quelli che hanno, non ci siamo arrivati. La domanda è per tutti, cioè i tuoi alunni come trovate sul cassetto supermedio? Tanto per dare un messaggio ai lettori, cioè chi leggerà il libro e dice io non ci ho capito niente, quando dicevano che sono affascinati, io non lo trovo affascinante, mi scrive perché sono curioso, veramente anche immagino che alcuni di voi diranno boh, a me queste cose non mi toccano, più di lumi naturali come di boh, non lo so, cioè non mi affascina questa domanda, ed è giusto che sia così. Devo dire che in classe la domanda affascina tutti, poi certo c'è qualcuno che la capisce a fondo, qualcuno che la capisce meno, qualcuno anche che non la capisce, però io mi sono sempre detto questo, vedere una classe in cui c'è un gruppo folto di persone affascinate da una domanda, se tu non la capisci ma vedi quel fascino, e ne sei sopartecipe, ne sei escluso, poi questo è nostra attenzione, ovviamente non escludere la persona che magari, ma farla partecipare. Comunque hai visto che di questa cosa ci si può entusiasmare, quando sarai più grande, quando ti capiterà un'occasione diversa, magari ti scatterà la scintilla. Ecco, la cosa che io tengo tantissimo è che a nessuno nasca la ignoranza o l'odio o la paura, questo è fondamentale. Se non la capisci c'è un modo anche di accogliere una cosa che non si capisce, e, per esempio il fatto di far imparare le cose a memoria, io so che non è un po' di moda, non capisci questa regola, intanto impara la memoria, questa è una cosa che faceva anche tanto Paolo, impara la memoria, perché impara la memoria non ci vuole niente, mi dovrebbe da dire, no? Magari non è proprio così, però quella regola di tutta la memoria è applicata a memoria a un certo punto, quando vedi proprio il cambio dell'espressione, quando improvvisamente la bambina e il bambino capiscono questa cosa, vedi proprio il cambio di espressione. Quindi cioè, c'è un spazio per tutti, poi c'è un po' per le persone di fantasia, la matematica, che non vorrei usare questa parola, però è quello che ha scritto un molto. Lasciamo tempo al tempo, io dicevo appunto, ho avuto quest'anno nella mia prima terza media un ragazzo che l'anno scorso non sapeva fare 2 più 2, ma veramente, e quest'anno fa l'esposizione di algebra, non è merito mio, è lui che è cresciuto, a un certo punto si è acceso qualcosa, cioè si è acceso. Forse il mio merito è quello di aver saputo tranquillizzare e di aspettare, però è una cosa che a un certo punto ti si accende, se ti si accende, se no ci sarà un'altra cosa. È un sordo, ti ho preso un problema che non si può risolvere. Posso inserire un ricordo mio di una ragazza che in prima media mi diceva, professore, io non ho capito. Pazienza. L'hai studiata? No, perché non ho capito. Tu intanto studia. Io l'ho imparata, però non l'ho capito. E gli esercizi, non li so fare. Vabbè, ma tu falli lo stesso. Prova in un modo, prova nell'altro, segui una regola, ci sta scritta, metti questo qua, metti questo là. Professore, l'ho fatto ma non ho capito. Questa storia si è ripetuta nel primo anno, nel secondo anno e per metà del terzo anno, finché un certo giorno, professore, io ho capito. Quindi butta la via una cosa del genere. Posso dire? Dai. Ciao. Allora, il primo punto, secondo me, di interesse del libro consiste nel fatto che è una smentita concreta del fatto che per insegnare ci vuole un metodo didattico particolare, piuttosto rigido. Quella è una storia. Cioè, l'insegnante, secondo me, dovrebbe trovare la storia adatta, la narrazione adatta ai propri studenti, non in generale agli studenti, né applicando un metodo standard di insegnamento, come dire, illuminare l'interesse, per accendere l'interesse delle persone, perché poi questa è una constatazione che noi tutti ci ricordiamo, chi ha studiato, chi non c'era, quasi tutti, ci ricordiamo i professori A, che erano appassionati della loro disciplina, B, che sapevano
comunicare empaticamente e con passione con gli allievi e che erano bravi poi anche. Quindi, diciamo, oggi invece tendenzialmente si cerca di pensare all'insegnamento delle discipline scientifiche come se esistesse un metodo per l'insegnamento della matematica, della fisica, della chimica, eccetera. Cioè esiste una didattica. A me pare che francamente il libro di Tommaso è una smentita concreta del fatto che possa esistere una didattica generale di qualche disciplina, sia essa scientifica o umanistica. Un'altra cosa che mi colpisce molto e che mi ha colpito leggendo il libro è che in realtà questi che affrontano questo tipo di problemi sono bambini. E io ho fatto un'esperienza diretta sia su mio figlio, anche lui quando era bambino era appassionato colpito dal problema di Pitagora, non so perché il problema di Pitagora ha questo fascino, e si era inventato un sistema per calcolare l'ipotenusa senza patimosso ai quadrati dei trapezoidi, oppure all'infinito. Quando era colpito lui diceva, ma quale io gli ho detto l'infinito. E lui giorno mi fa, papà, non è vero, non è l'infinito, perché c'è l'infinito 1, l'infinito 2, l'infinito 3, l'infinito 4. Certo, se ne sono qua. No, perché è rimasto una sintoma? Perché pensava, dice, se arrivo a 100, poi posso fare 101, 102, 103. Però a proposito di omega 1, omega 2, omega 3, che non sono omega radicali liberi, non combattono i radicali liberi, ma forse così. In effetti ha ragione Tommaso, sono i bambini piccoli che hanno questa capacità di questa apertura a questi temi così giganteschi. Poi l'età di ordine, la scuola poi piano piano li porta a ritrarsi da questi interessi. Allora, secondo me abbiamo un'altra lettura che proprio riguarda tutti questi tipi diversi di infinito, questo fatto che gli infiniti insomma non sono tutti uguali, cioè infinito 1, infinito 2, infinito 3. Di tipo 1, di tipo 2, di tipo 3. Forse Paolo ci può leggere questa parte. Ecco come cominciò il professor Zeta quella mattina di febbraio. Da piccoli abbiamo imparato a contare. Non ci è voluto chissà quale sforzo. Avevamo dei pennarelli e recitavamo 1, 2, 3, 4. Se avevamo delle caramelle, ugualmente dicevamo 1, 2, 3, 4. È qualcosa di meraviglioso la mente di un bambino. Quando veniva un parente ci dicevano guarda, guarda come sa contare. E noi contavamo 1, 2, 3, 4. Contavamo e basta. Non c'erano più né pennarelli né caramelle, ma noi contavamo. I numeri, capite? I numeri ormai erano qualcosa che esisteva indipendentemente dagli oggetti. Questo succede oltre una certa età. Mio nipote di poco meno di 4 anni contava, sì, questo è 1, questi sono 2, questi sono 3, questi sono 4, questi sono molti. Limitato, perché molti. Stiamo parlando dei numeri naturali. Poi abbiamo imparato a costruire numeri sempre più grandi, dopo il 99 c'è il 100, dopo il 999 c'è il 1000. Una volta capito il meccanismo abbiamo capito che potevamo continuare a contare per tutto il tempo che avessimo desiderato. Un miliardo di miliardi di miliardi, c'è sempre un numero successivo e noi sappiamo dirlo. Che sensazione meravigliosa, possedere l'infinito. Poi siamo andati a scuola
e abbiamo cominciato a imparare le operazioni. Addizione, sottrazione, poi moltiplicazione e divisione. Mentre addizione e moltiplicazione si possono fare sempre, con la sottrazione e la divisione abbiamo cominciato a incontrare qualche difficoltà. La maestra ci ha chiesto di fare 5 diviso 2 e c'era il resto 1. I numeri naturali non bastavano più. Così ci hanno insegnato i numeri con la virgola. Difficili forse all'inizio, ma poi neanche troppo. Però noi alla scuola media abbiamo imparato a scrivere in maniera più pulita, più elegante, cioè come frazioni. 5 mezzi, 3/4, 1/3. E voi avete capito che quell'infinito di numeri naturali, 1, 2, 3, 4, erano solo dei minuscoli puntini in un oceano di altri numeri, i numeri razionali. I numeri razionali, cioè le frazioni, o se preferite, i numeri che si possono ottenere come risultato di una divisione tra numeri naturali. Qualcuno di voi mi ha detto che questi numeri sono molto più fitti, più infiniti di quegli altri, perché tra due qualsiasi di essi, per quanto vicini li prendiamo, ce ne sono sempre in mezzo infiniti. Ma io vi ho smentito. Io vi ho mostrato che i numeri razionali si possono scrivere tutti uno dopo l'altro proprio con i numeri naturali. Meravigliosa potenza della mente umana. Eccoli i nostri numeri, infiniti e in fila. Sembrerebbe tutto risolto, sembrerebbe che abbiamo svelato il segreto dei numeri, e invece no. Siamo andati avanti, stiamo andando ancora avanti. Ieri vi ho chiesto di trovare la radice quadrata di 34. Molti di voi, immagino, saranno andati per tentativi, per approssimazioni successive. Avete fatto bene. Qualcuno si sarà avvicinato moltissimo alla risposta, o almeno crederà di esserci si avvicinato. Qualcun altro avrà preso la calcolatrice e si sarà precluso per sempre la possibilità di arrivarci. La calcolatrice, con quelle sue risposte beffarde, siccome è una macchina, non può sbagliare, così noi ci fidiamo ciecamente del suo risponso. Volete davvero, ragazzi, che io scriva qui alla lavagna la radice quadrata di 34? Coro unanimo di sì, sì, professore, la scriva. Davvero volete che io adesso, questa mattina, prenda il gesto e scriva in cifre decimali qual è esattamente la radice quadrata di 34, in cifre decimali? Urla sempre più forti. Sì, certo, la prego! Il professor Zeta prese il gesso e con una lentezza esasperante lo avvicinò al piano della lavagna. Si muoveva come in un film al rallentatore, a scatti, fotogramma per fotogramma. Finalmente il gesso sfiorò l'ardesia della lavagna. Sempre lentissimamente il professor Zeta girò la testa verso di noi. Non posso farlo. Cori di disapprovazione ancora urla. Non posso farlo, non posso farlo. Io la denuncio, strillò Davide Rosso. Ma non posso farlo, vi dico, non ho detto che non voglio, ma proprio che non posso. Allora capii quello che il professor Zeta stava per dirci. Fu un'illuminazione istantanea, non so come mi venne, ma so soltanto che fu una sensazione che non avrei mai più dimenticato. Thank you.
dire, ad affettivo, non li considera, entra, fa la domanda, scrive, entra davanti e partire. Non spiega. Introduce parole senza definirle, spesso queste parole poi all'orecchio dei ragazzi hanno significati altri, evocativi, ma magari non esattamente quello che vogliono dire. Insomma, sembra molto diverso in realtà da un didatta della buona scuola, ma la domanda è quanto c'è di Tommaso Castellani, di Paolo Albani, che sono in questo professore, in questo professor Z, quanto... Ovviamente non posso rispondere. No, vabbè, c'è un po' di tutti, c'è un po' di tanti. No, mi colpisce che lui sia un affettivo, no? Perché è vero, è questa figura molto, come dire, in qualche modo distante. Chiaramente è raccontato anche da un ragazzino, quindi poi, come tu hai detto giustamente prima, il ragazzino deforma la realtà, forse deforma anche un po' questo professor Z. Sicuramente ci sono delle cose in comune con i professori che ho conosciuto nella mia vita e con i professori che sono oggi, e in particolare questa cosa di non spiegare. Io dico a un certo punto che una spiegazione chiara è come un giallo di cui, che comincia con la rivelazione dell'assassino. Cioè, è vero che spesso le cose non vanno spiegate, perché se tu spieghi una cosa, tanto ti ascoltano in 5, la puoi ripetere anche 10 volte, ma ci saranno sempre un gruppo di persone che non hanno ascoltato, e anche quelli che hanno ascoltato ti sorridono, quelli più educati, quelli magari non educati non ti sorridono, non hanno capito, tu vai tranquillo, io ho spiegato, la lezione l'ho fatta, e non hai risposto nulla. Mentre spesso la cosa non spiegata, che fa arrabbiare i ragazzi, io la denuncio, mi ha detto veramente no, però quello, capisci, fa scattare in qualche modo il desiderio di apprendere, che è quello che poi noi dobbiamo fare, perché nessuno può essere obbligato a studiare se non nasce a un certo punto almeno un po' la voglia di studiare o di imparare una cosa, e questa voglia bisogna farla nascere. C'è un professore che ispira più che, diciamo, ripeto, ci deve essere un motore. Ora io non so se questo professor Z, così come io l'ho inventato nella realtà, quante persone dovrebbero seguire, per esempio in questa classe seguono in 4, se forse 5 persone, quindi come per nella mia esperienza sono stati molti dei professori che ho avuto, a parte per esempio. No, veramente, non per fare, non dico che è davvero, cioè per esempio Paolo aveva un modo di comunicare che sicuramente si rivolgeva a una fascia grande, cosa che ovviamente cerchiamo di fare tutti, credo che cerco di fare anch'io. Però ci sono persone invece che io ho incontrato nella vita che si rivolgevano a pochi, se ero fortunato da quei pochi, se non ero fortunato non c'ero. Però comunque, ho perso il filo, però quello che voglio dire è che deve nascere quello scatto, che è una cosa autonoma, non può nascere, non può esserci un... cioè io posso anche obbligarti a fare delle cose, ma se tu a un certo punto non la vuoi fare questa cosa, non la fai, per fortuna. Quindi secondo me è questo il punto fondamentale che noi dobbiamo ricordarci quando siamo in una classe, che molte cose avvengono per fortuna senza di noi, per fortuna non per colpa o per merito nostro, avvengono. Noi dobbiamo creare un contesto in cui queste cose possano avvenire. Ma non tutto guarda lei, l'azione. No, siamo d'accordo sul fatto come viene presentato lo spiegare. Io sono stato insegnante in altri anni di materie letterarie, che è una cosa diversa, però è importante che nel tuo libro la funzione della spiegazione è sostituita dall'intelligenza della domanda. Certo, della domanda. Non sto togliendo la funzione del professore, assolutamente, assolutamente no. E anche però... sulla capacità, adesso tutto il professor Zetta, c'è anche una classe, è una situazione, però anche la capacità di rilanciare la domanda o di aggiungere domande che aprono strade, cioè tutta una funzione di insegnamento. E anche la capacità, secondo me, mi rendo conto che io che ho una formazione matematica alta, perché io ho un dottorato in fisica teorica, quindi insomma non sono matematico, però ho fatto i primi 2 anni in comune con i matematici, la scienza si arrabbierà perché non è matematico, però io comunque ho lavorato in fisica teorica, se tu fai la meccanica quantistica, quello di matematica di alto livello, quindi quando mi fanno un'osservazione, che palesemente più sono piccoli e più ti fanno osservazioni veramente profonde,
Se tu riesci a coglierla e a rispondere, quella è una grande motivazione. E mi rendo conto che non è possibile che tutti noi professori siamo in grado di cogliere tutte le osservazioni su tutte le materie. Io quando insegno scienze, insegno biologia, non ho questa capacità, perché non ho questa preparazione in biologia come ce l'ho in matematica. È così, c'è poco da fare. Volevo chiedere se per esempio poteva essere considerato un analogo quando io insegnavo per esempio storia, geografia, davo dei parametri, per esempio ricordiamo che una civiltà sorge in Europa a una certa posizione, secondo voi che tipo di civiltà mi importa? Cioè nel mio mestiere non si può fare tanto domandino, però si pone per capitare dei criteri. Infatti quando mi dicono ma è matematica più facile, io adesso non posso dire perché il punto di vista è sempre sulla matematica e coscienza, però per esempio questo è un esempio di una domanda in storia che comunque scatena la riflessione, il dibattito, la discussione, ed è bello che sia così, perché in qualche modo appunto ti nasce la voglia di capire, di ti nasce un desiderio che penso che sia... Io vorrei fare una domanda, qual è l'obiettivo dell'insegnamento? Io faccio una citazione. Sono fatto tardi, scusate. Un nonno è stato dai 27 anni fino a che è morto a Princeton, dove non ha mai fatto niente perché ha solo pensato che ti pagano per non fare niente, no? Sì. E lui però diceva, la matematica non si capisce, sì, alla matematica ci si abitua. E allora un fisico diceva, la meccanica quantistica è la stessa cosa, non si capisce, non ci si abitua. Ora, i satelliti, i telefonini, la localizzazione geografica, eccetera, le emissioni interstellari, interplanetari, eccetera, hanno bisogno di fare i conti con la relatività generale, certi casi, no? Quindi c'è un sacco di cose. Gli ingegneri mandano i missili, i satelliti, le sonde dappertutto, perché ci si sono abituati. La sanno bene, e per lavorare bene in quel campo non è necessario capire, basta esserci abituati e scusa. Allora il professor Zella certe volte dice, vorrebbe che la gente capisse e non semplicemente sapesse, e sono due cose diverse. Allora, normalmente nella scuola di oggi che cosa si fa? Si insegna a capire o si insegna a sapere? Guarda, ti rispondo che io ho scelto di insegnare la scuola media proprio perché mi sembra che a quell'età questa domanda si possa un attimo lasciare da parte e si possa stare nel piacere della conoscenza, nel piacere di imparare. Io lo so che questi ragazzini diventeranno dei ragazzi, poi degli adulti, e bisognerà porsi il problema enorme, difficilissimo di a che cosa serve la scuola, che tipo di conoscenza scientifica. Quando lavoravo al CNR appunto ci ponevamo tutti i giorni questa domanda sugli atti della scienza, ma la scienza per il cittadino, la scienza per lo scienziato, la scienza per chi? Cioè sono domande complicatissime a cui in questo momento io posso permettermi il lusso di non rispondere, però di non essere la mia preoccupazione quotidiana, perché io devo far nascere in qualche modo una curiosità, un interesse, una passione, più avanti nel loro percorso scolastico queste persone avranno in qualche modo, dovranno pian piano avvicinarsi al mondo loro. Se vuoi la mia personale opinione, io penso che comunque la parte di piacere della conoscenza sia fondamentale. È proprio questo. Sia fondamentale. L'infinito non serve nella vita pratica, però capire è una cosa. Sapere... E poi dico un'altra cosa, io sono un fisico, i fisici dicono che non sanno fare niente e hanno ragione, non sappiamo fare niente, però ci vogliono tutti. Io ci voglio fare il lavoro in continuazione, di qua, vieni qua, per questo, per questo, per questo. Capiamo tutto, non sappiamo fare niente. Gli insegnanti di liceo, quelli delle scuole medie, me li mandano. Sono niente, però sono niente. Però sono tanto curioso. Quindi adesso vabbè, però diciamo che in realtà l'approccio, appunto, questo approccio al piacere, magari diciamo, insomma, magari ci fosse quest'amore, anzi quella volontà, la sensibilità. Vabbè, tra l'altro tu poi in realtà non possiamo spoilerare, non so dire niente, su questa domanda in che modo la scuola dovrebbe rispondere a questa ricerca di senso, quali sono gli strumenti, qual è un po' in qualche modo alla fine del racconto, la tua idea un po', diciamo, non è ancora. Però, diciamo, adesso, non so.
diverso, neanche diverso. Non c'è solo matematica, tra l'altro, appunto. Vogliamo leggere tutti. Io sì, direi che sono di arrabbiato, lei era tutta scandalizzata e te lo segnava con la penna rossa. In italiano si dice adirato oppure in collera. Mia madre diceva: non si dice arrabbiato, inquietato. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Va bene. Così anche ti cambiava puzza in puzzo, che io non avevo mai sentito. Queste correzioni le rifiutavo di sana pianta, ma una cosa importante l'avevo imparata da questa supplente, di cui non ricordo nemmeno il nome, e cioè che era meglio scrivere malgrado piuttosto che nonostante. Prima di ridere provateci, provate a scrivere una frase con nonostante, con tutte quelle N che intrecciano la lingua e spezzano il discorso, e riprovate a scriverla con malgrado, con questo suono lineare, quasi spagnolo, delicato, dolce. Vedrete la differenza. Quando trovavo nonostante nei tempi degli altri, lo cambiavo con malgrado e loro mi conoscevano un'abilità superiore. Leggilo e dimmi se è una buona idea consegnarlo oppure mi metto nei guai. Ma certo. Mi presentò un foglio protocollo con poche righe. Dove sarebbe il tema? Ce l'hai in mano. Tutto qui. Leggilo per favore. Lessi il tema. Erano due frasi. Il messaggio era chiaro. Scossi la testa. Non è assolutamente il caso che lo consegni. Strappa il foglio e ricomincia. Lui ci rimase male. Ma perché? Perché non posso essere sincero? E mi ugolava. Ti hanno chiesto di scrivere un tema, non di essere sincero. Io non sono capace. Allora consegna questa roba e prendi un brutto voto. Ma secondo te non è chiaro il messaggio? Non è abbastanza profondo? Lo è fin troppo. E allora la De Mattei si arrabbierà moltissimo. Ma non capisco cosa ci sia da arrabbiarsi. Cercai di restare calmo. Gli rilessi il tema
e cercai di fargli capire che non poteva proprio presentare una cosa del genere. Alla fine si convinse. Ecco com'era il tema di me. Tema: il mio miglior pregio e il mio peggior difetto. Svolgimento: il mio peggior difetto è la pigrizia, per cui cerco sempre scuse per non fare una cosa che non mi va di fare. Il mio miglior pregio è la brevità, per cui riesco sempre a dire in breve le cose importanti, senza sprecare tempo. Scienziati e scrittori che suonano oltre a fare, quindi io mi sono detto va bene, vuoi essere il primo? Sì, l'ho voluto essere. Sì, noi stiamo organizzando un festival che ci sarà primavera prossima, sarà un grande salone dell'editoria scientifica, scienze morbide, scienze dure, e ci saranno anche, diciamo, tutti gli scienziati appassionati di musica che suoneranno. Per cui, siccome ci siamo resi conto che sono tanti, abbiamo voluto fare. Ma ragazzi sono bravi, in media sì. Un verso di guarda, io sono stanca, che devo fare? Sapete fare altro, noi chiacchieriamo qualcun altro suona. E quindi questo sarà, questo diciamo è un evento pilota, insomma, un piccolo evento. Pre-Gravity, grazie veramente perché sei stato un grandissimo iniziatore, bello il libro e anche molto bravo come illustratore. Quindi seguiteci sulla newsletter, ci saranno questi piccoli eventi e poi arriveremo a questa grande 3 giorni appena sarà. Grazie. Grazie. Grazie.